Buongiorno a tutti. Video veloce veloce perché volevo farvi vedere questo libro di Christian Mascheroni, Non avere paura dei libri, H Edizioni. Questo è un libro che ho preso in biblioteca. Io ho un rapporto di amore e odio con la mia biblioteca perché vado sempre per riportare un libro con l'intenzione di non prendere niente perché mi dico che ho un mucchio di libri a casa che aspettano di essere letti, non vale la pena che ne prendo anche uno dalla biblioteca e ogni volta ci ricasco, ogni volta esco con qualcosa in mano. L'ultima volta, pur di non portare a casa niente, di non andarmene a mani vuote, ho portato via il libro di Cracco perché gli ho dato un'occhiata così velocemente, mi sembrava carino, ho detto aspetta che mi copio qualche ricetta. Quindi quando ho riportato il libro di Cracco mi sono detta no, basta, adesso non prendi più niente e sono uscita con questo. Nella mia biblioteca, praticamente come si entra? A destra c'è un tavolo dove ci sono, credo, tutti gli ultimi libri acquistati dalla biblioteca. È un tavolo che ce ne staranno, ma una cinquantina, però sono divisi fra libri in italiano e libri in tedesco. E ogni tanto ci sono anche dei gioiellini. Ci sono tutti libri abbastanza interessanti, però appunto essendo ultime uscite non è che mi interessino tutti quanti, ma quando ho visto questo qua col titolo, Occhio che spara, Non avere paura dei libri, non potevo lasciarlo là. Ho sfogliato un po' e l'ho dovuto portare a casa. Qui dietro c'è scritto: mia madre e mio padre sono i libri che avrei voluto scrivere, che avrei voluto leggere, nonostante gli errori di battitura, i refusi, le bruciature, gli angoli piegati. E questo è veramente un concentrato del libro, perché il libro parla dell'amore per i libri, per la letteratura dell'autore e della sua famiglia, di sua madre in particolare, e in più ci parla della sua famiglia e sua madre in particolare. L'autore è questo ragazzo qua, non so se riesco a farvelo vedere, eccolo qua, Christian Mascheroni. Non è al suo primo romanzo, ne ha già scritti tre. E collabora, è un autore televisivo per Mediaset MTV e collabora alla trasmissione su Iris Ti racconto un libro. Se questo libro fosse stato mio, sarebbe pieno di sottolineature, perché è veramente una professione d'amore, come dire, una dichiarazione d'amore ai libri. E alla sua famiglia, a sua mamma in particolare, che gli hanno trasmesso questo amore per i libri. Lui è molto obiettivo, secondo me, nel descrivere sua mamma. Sua mamma è la persona più irruenta nella famiglia. E probabilmente anche la persona con cui ha avuto più a che fare, perché da quanto ho capito la mamma non lavorava, dava lezioni di tedesco, poi vi spiego perché, mentre il papà era un pompiere e quindi era più fuori casa, ovviamente la mamma aveva più tempo da dedicare al figlio. Però lui ne parla con molta obiettività. La mamma non è una persona perfetta, aveva i suoi problemi, aveva problemi di carattere psicologico e lui ne parla senza giudicare, ne parla molto chiaramente, non si nasconde dietro a queste cose e questa è una cosa che mi è piaciuta molto. È la storia dell'autore, della sua fanciullezza e gioventù, anche perché insomma essendo del 74 non è che è tanto vecchio. È la storia della sua vita fino a questo punto narrata attraverso i libri, secondo me. Io mi sono segnata delle pagine che volevo leggervi per farvi capire un po' anche lo stile di come è scritto, no? Allora, lui qua dice: erano le estati che cominciavano con i libri nuovi da sciogliere in bocca come virgole di melone giallo. Quindi il libro che entra nella quotidianità, il libro che fa parte della tua vita, non come una cosa che tu prendi dallo scaffale e leggi. Una cosa che dicevo anche io in un altro video, no? Il libro molte volte ti prende e ti tira dentro. E questo è leggere un libro. Non è la lettura, sì, bello. Ci sono libri che ti catturano nel vero senso della parola e libri che no. Mi sono segnata anche un altro passaggio. Adesso parla della mamma. La mamma si chiama Efa, penso, perché è austriaca di Vienna. Lei si è innamorata di questo uomo della provincia di Como e si sono sposati e è venuta in Italia. Ogni tanto torna a Vienna per le vacanze.
ha un rapporto un po' difficoltoso con i suoi genitori. È una donna abbastanza complicata, piena di alti e bassi, una donna molto esuberante, che gli piace essere al centro dell'attenzione, ma sotto certi altri aspetti molto, molto fragile. Però è appunto, anche il papà è un gran lettore, però la mamma è stata quella che gli ha insegnato proprio che ha insegnato al figlio a non aver paura dei libri, perché questo si riferisce a un episodio che è successo quando il bambino era a scuola, che la maestra gli ha detto di portare un libro che gli piaceva. Ogni alunno doveva portare a scuola il libro. E lui ha portato, ah mamma, non me lo ricordo più il titolo, comunque un libro per adulti, no? E la maestra è impallidita, è rimasta un po' così, no? E quando lui è andato a casa gliel'ha raccontato alla mamma di questo episodio, e la mamma gli ha detto: tu leggilo e basta. Se non capisci qualche cosa, chiedilo a me, ma leggilo con i tuoi occhi, come vuoi leggerlo tu, ma non devi avere paura dei libri. Anche perché era un libro, se non mi ricordo male, un tomone, no? Quindi questa mamma che, non so come dire, gli ha insegnato ad amare i libri, ad amare la lettura. E dice, ognuno di quei libri lei li indossava, li mangiava, li beveva, li portava a letto. Tra l'altro lei era una che i libri non li trattava tanto bene, perché magari aprivi il libro e ci trovavi dentro le briciole, oppure le pagine erano un po' bruciacchiate perché lei fumava, magari gli cadeva la sigaretta, oppure erano macchiate di caffè. Insomma, non era una che i libri li trattasse con un religioso rispetto, diciamo. Vediamo anche in questo libro, una cosa che capita anche a me: ricordi delle loro vacanze al mare, loro andavano a Legnano Sabbiadoro, se non mi ricordo male, legati ai libri. Cioè, lui si ricordava: ah, in quel periodo io leggevo questo libro, ero catturato da questo, ero catturato da quell'altro. E questa è una cosa che anch'io faccio. Collego sempre le mie vacanze con i libri che leggo, riesco sempre a ricordarmi in quella particolare vacanza che cosa ho letto. Qui c'è una descrizione invece di sua mamma. Eva, o Efa, boh, la mia Virginia Woolf, la mia signora Dalloway, la mia Clarissa, che un giorno aveva una voglia matta di saltare e l'altro di comprare un fiore, che un giorno si pietrificava, l'altro provava una felicità perfetta, perché sua mamma era un su e giù di stati d'animo. Sua mamma aveva problemi di depressione, aveva problemi con l'alcol, e quindi per questo lui la descrive in questa maniera. Poi a un certo punto vediamo la morte del papà, di suo padre. Suo padre è morto di malattia, sono morti tutti e due i genitori, sia la mamma che il papà. E lui dice: nel giro di un mese, parlando con lei, sta parlando della dottoressa che ce l'aveva in cura all'ospedale. Parlando con lei, fu chiaro che non c'erano più speranze di virgole, parentesi e puntini di sospensione. Occhio che non riesco a girare la pagina. Ecco, il meraviglioso, unico e straordinario libro di mio padre era giunto al capitolo finale, e entro Natale la sua vita avrebbe lasciato il posto a un punto. Cioè, lui racconta la fine della vita di suo papà come la fine di un libro. Stupendo. E ecco, il libro è tutto così, volendo si può prendere tanti di quegli spunti di lettura qui, perché ci sono libri per bambini, libri per adolescenti, libri per grandi effettivamente, classici della letteratura, oppure classici dei gialli. È veramente ricchissimo di spunti ed è veramente un bel libro da leggere. Io sono convinta che se la mamma di questo ragazzo fosse ancora qua, sarebbe contentissima di leggere un libro del genere. Purtroppo non ne ha avuto l'occasione. Ma io vi consiglio di leggerlo veramente. Di questa casa editrice, che sinceramente non avevo mai sentito, ma voglio andare a vedere il sito di che altri libri hanno, perché sono tutti libri interessanti come questo, hai voglia. Quindi la casa editrice è HACCA, proprio HACCA. E il libro è Christian Mascheroni, Non avere paura dei libri. Ciao a tutti e grazie per aver visto il video.